Chi vi mostra il marcio in questa città? City Report. Chi chiami nel momento di difficoltà? City Report. Tra edifici abbandonati, quartieri vandalizzati, noi entreremo, ci siamo già entrati. City Report. Stai attento, ma dove vai? Le storie in città non finiscono mai. City Report. City Report. Cari amici, City Report, mese di luglio, caldo, cappello bianco, insieme a Paolo Rusconi seguiamo la manifestazione dei cittadini. Questa volta siamo nel municipio 8, via De Pretis 9, insieme all'Uniat Will, perché anche qui MM Case c'è qualcosa che non funziona. Andiamo a vedere cosa succede. Cari amici, City Report, siamo in via De Pretis, municipio 8, e insieme a noi c'è il nostro caro amico Hermes, che oggi è in trasferta rispetto certo. alle sue solite sì. zone. Niente, dici la tua opinione di una persona che non abita qui, ma che vede queste case dove ci dovrebbero vivere le persone, che te ne pare? Certo, beh, siamo appena entrati, diciamo la verità, non sembra neanche di essere a Milano, veramente sembra di essere in una favela e non abbiamo ancora visto nulla, siamo solamente nel cortile, adesso ci addentriamo e vediamo un attimino di vedere cosa troviamo di interessante. Comunque ce ne saranno delle belle, secondo me. Ecco, aggiungiamo a questa cosa qui tutti i cittadini che partecipano a questa manifestazione, che abitano qui, ma anche quelli che non abitano qui. Ne abbiamo visti alcuni e alcuni li vedrete nelle immagini. Cioè, vuol dire che la situazione è molto sentita nel quartiere, ma partiamo da quelli che sono i primi segni dei gradi, cioè quando si trovano delle proprietà comunali con le porte murate. Già questo ci dice molto, è come i carrelli, come le bottiglie di urina, sono tutte cose che poi ci stanno a significare che, diciamo, l'amministrazione, la cura di questo palazzo non è ai massimi livelli, la sicurezza pure. Ci rimane la Madonnina qui nel mezzo, Ave Maria. Speriamo in bene. MM Case, via De Pretis 9. Dovevano essere la portineria, perché la portineria sostanzialmente non è agibile in quanto c'è un evidente pericolo di crollo, delle grosse crepe nel locale bagno e nel locale sala dietro. Però, come vedete, sono... Ecco, la domanda che ti farebbe un arcano, uno che è fuori da questi contesti, che magari abita in altre zone di Milano, è: ma sarà una cosa momentanea, successa poco tempo fa? Cioè il tempo? Il tempo purtroppo qua è un degrado che si sta consumando da circa una trentina d'anni, dal 92 che non fanno manutenzioni. No, 1992? Sì, sostanzialmente sì. E le manutenzioni che sono state fatte sono state ridicole, poche, e riguardanti soltanto lo stretto necessario, il recupero degli appartamenti negli ultimi 5 anni e poi, vabbè, quello che potevano essere tubi rotti del gas o altro, ma sostanzialmente la manutenzione vera e propria non viene fatta nel 92. Quindi tetti e facciate, parti strutturali, oppure, come potete vedere qua, queste parti che vengono messe con la porta blindata e poi non assegnate magari come locale. Che sono anche un incentivo a occuparle abusivamente alla fine, perché se le lasci da anni vuote. Sostanzialmente qui abbiamo un alto tasso di numeri di appartamenti vuoti e quindi possono essere anche abbastanza diciamo appetibili per chi ha intenzione di venire qua a sfondare. Ecco, vi aggiorniamo su una cosa: è stata fatta l'ultima lista, al di là di italiani, extracomunitari, eccetera. C'è una lista di richieste per gli alloggi popolari che supera i 25.000 posti, tra cui anche categorie protette, minori, donne da sole, eccetera. Ti faccio una domanda: abbiamo ripreso dall'altra parte quella porta murata. Dimmi qualcosa di quella porta murata, perché io quando vado nei posti abbandonati ufficialmente trovo delle cose del genere, vuol dire che ci sono dei problemi. Come mai è murata? La porta è stata murata perché all'interno c'era un'associazione che non poteva stare all'interno, per evitare comunque i continui ingressi hanno dovuto murarla, ecco, perché alcuni di quei negozi lì venivano praticamente utilizzati per altri scopi ma non commerciali. Perfetto, adesso lo seguiamo. Non mi hai detto come ti chiami? Dacci un nome, così la gente, se ti conosce, poi ci scrive, ci dice di te. Iari. Iari, andiamo pure. E siamo entrati in una scala, come potete vedere c'è una carrozzina e per aprire il portone qualche bambino, qualche persona al buio, con l'umidità, l'acqua, si rischia, insomma non è molto a norma i fili elettrici fuori così. Andiamo, Paolo Rusconi.
Siamo in salita e stiamo salendo e come avete visto già in altre nostre riprese nei quartieri popolari, quelli più criminali, anche qui troviamo i cavi degli impianti elettrici manomessi e sicuramente questa cosa serve spesso per collegarsi alla luce condominiale perché non si ha la corrente propria. Abusivismo, crimine, pericolo di incendio. Queste sono le case MM in municipio 8. Siamo entrati in una cantina, direi che più che una cantina è una discarica. Vorrei chiedere a chi sa qualcosa più di noi, insomma, questa è una cantina che dovrebbe appartenere a un condomino, un assegnatario o è la discarica ufficiale dello stabile? Queste si chiamano parti comuni, intesa come parte comune, come prevede il regolamento di MM, comunque quello regionale delle case popolari, devono essere libere e quindi non con masserizi o altro utilizzo come deposito personale. Purtroppo, come potete riscontrare, invece è utilizzato ancora come deposito personale e per la masserizia. Il discorso è che in circa 2 anni MM aveva iniziato a dare d'appalto per il servizio di sgombero, però purtroppo, come potete vedere, le cose vengono fatte a metà o incomplete, e dove c'è il masserizio poi comunque relativamente si viene ad accumulare ancora roba, perché se uno vede ancora sporco ci butta di nuovo quello che ci deve buttare. Vai a messa. Allora, io invece chiedo a te una cosa, a parte quello che ha detto giustamente il cittadino che abita qui, ma va bene, la ditta non recupera lo sporco eccetera, ma siamo sempre al solito punto, e gli impianti elettrici? Gli impianti elettrici purtroppo sono dei puzzle, la mia azienda che è venuto qua sostanzialmente ha semplicemente fatto, non so, una linea internet piuttosto che un qualche cosa, ma alla fine non ha guardato la manutenzione, potevano essere i neon o quello che potevano essere. Cioè, secondo Termes, questo è certificato? Assolutamente no. Poi si vede comunque che è un impianto antico, vetusto, è sicuramente pericolante. Siamo nella Milano del 2021, quella delle Olimpiadi, Milano Cortina. Certo. Abbiamo i fili volanti? I fili volanti, i coperchi dei tombini sono spariti, che uno si spacca la testa perché al buio non lo vede. I piccioni morti, animali morti qua sotto. Ecco, non rimossi, fra certo. L'altro questa è la DS per rimuovere gli animali morti. Guarda Tullio, qua mi sembra di essere in una delle fabbriche abbandonate che abbiamo visitato, non mi sembra neanche di essere in un condominio civile. Tra l'altro a me, che io poi, vedendo anche con te, insomma, quando facciamo le nostre cose da anni, certe situazioni. Allora, sti tombini aperti, ci fanno pensare male. Ma tombini aperti... Perché li hai aperti, visto che non hai fatto nessun lavoro? Assolutamente. Nascondiglio? Sì, probabile. Allora, grazie a Dio oggi vediamo che non ci abbiamo trovato cadaveri di qualunque tipo dentro. Ecco, no, per fortuna. Sì. No, perché sennò veniva fuori. Non abbiamo trovato cadaveri. Sì. Però vi ricordo che in alcune strutture che abbiamo trovato i resti di animali da combattimento e altre cose ce n'erano. Se non erano anche peggio. Quindi. No, qui o usavano come nascondiglio, forse cercavano di recuperare materiale ferroso magari. Sì. Cari amici che ci seguite, avete tutto il tempo di vedere il video, sentire le nostre parole. Se volete aggiungere qualcosa, ci dite a cosa possa servire levare un tombino pesantissimo e lasciarlo aperto in una cantina. Magari avete qualche idea alternativa alla nostra, noi siamo rimasti a quella ancora. Questa è una cantina tipica dello stabile, questa è aperta casualmente, non riesco a capire il motivo. Mi sembra che casualmente ce ne siano molte più di una aperta. Se parliamo di casualità, probabilmente serve per metterci dentro qualche cosa che è inutile in casa. Siccome di spazio in casa non ce n'è, tengono le cantine per questo genere di utilizzo, anche se magari non è la cantina loro assegnata. No, solo per essere conciata così sicuramente no, non l'ha assegnata nessuno secondo me. Il problema è che, come vedevi anche qui, ci sono tubi coperti di amianto e appena esci dalla cantina hai subito un tubo che... Crepato. Visto. Qua magari qualcuno ci ha tirato una testata e l'ha crepato probabilmente. Potrebbe essere, sì. Però non è normale che ci siano questi tubi che corrono dove ci sono le passerelle, dove rischi veramente di... Tra l'altro, a questo punto, come dico spesso, piuttosto che tenere delle cantine in queste condizioni, le chiudi ed è la possibilità alle persone di avere un magazzino. Sì, nei magazzini non ne abbiamo, però purtroppo anche quelli sono stati assegnati, lo vedremo in seguito,
o sono messi peggio. Va bene, andiamo a vederli, dai. E stiamo proseguendo. Abbiamo già visto l'impossibile in quello che dovrebbe essere un posto dove vivono le persone. Ma pare che non sia finita qui. Adesso stiamo vedendo dei bei giardini sulla sinistra. Dove andiamo ora? All'interno del stabile, nella parte sinistra, abbiamo dei giardini che sono, diciamo, dati in comodato d'uso dal comune, giardini per le case a pian terreno. Sostanzialmente questi giardini hanno grossi problemi di infiltrazione d'acqua, poiché non sono dei terrapieni, ma sono semplicemente dei terreni che poggiano su cemento armato che man mano stanno sprofondando. Il cemento armato che tiene il terreno, che è circa 1,5 metri, 2 metri di spessore, non regge più e quindi rischia di sprofondare. Ci sono dei casi negli altri giardini di sprofondamento e anche qua il comune praticamente non ha OMM, perché per esso non è venuto mai a controllare. Inoltre le cancellate stesse dei giardini sono pericolanti, nel senso hanno oltre più di 100 anni e quindi stanno venendo giù. Quindi non sono protette dai beni culturali, ma non servono nemmeno a fare il loro dovere. Quello è uno degli accessi esterni ai giardini. E potete vedere lo stato della porta d'ingresso piuttosto che... Direi che a quel colpo d'occhio è già sufficiente. Hermes, sì. Milano Green 2021, cominciamo male oggi. Malissimo, malissimo. Stiamo vedendo veramente... Questo condominio ci sorprende sempre di più. Non bastano le colonnine, le biciclette, i monopattini. Poi i pezzi di verde che ci sono trattati malissimo. E questo, da segnalazioni che ci sono arrivate diverse volte, non solo dentro gli stabili, ma anche i giardini che sono fuori dagli stabili. Purtroppo sì. Vabbè, continuiamo, oggi ci occupiamo di questo, focalizziamo questo, dai. Siamo nell'appartamento di una signora che abita qui, che ha anche giovato, tra virgolette, del finanziamento europeo della sistemazione degli appartamenti, ma vediamo che qui questi tubi che avevano amianto continuano ad averlo, gli hanno passato una mano di bianco, insomma copriamo lo sporco, mettiamolo sotto il tappeto, ecco, questa è una dimostrazione. Poi andando avanti, un'altra situazione. La signora sta bene per ora, però siccome questi appartamenti dovessero essere predisposti anche per le persone che possono anche in futuro o comunque arrivare con degli handicap, la questione dei gradini, voi direte questo gradino non è architettonico, non l'ha fatto Renzo Piano, è solamente un risparmio per non bucare il pavimento e mettere i tubi rasi terra. Cioè, ma si può fare dei lavori così quando si ristruttura un appartamento da nuovo con i fondi europei? Rabaiotti, MM, ma anche dall'altra parte, Aler, eccetera, cioè rispondeteci, qui ci vive delle persone, non è che sono lasciati vuoti così per esposizione gli appartamenti. Qui abbiamo un locale dove viene praticamente portata la spazzatura condominiale, come potete notare, ma non potete sentire l'olezzo perché non essendoci le finestre che si possono aprire, l'aria non può circolare, quindi l'aria è irrespirabile. Inoltre i pavimenti non sono antiscivolo, perciò quando piove, se si entra e si hanno un po' le scarpe bagnate, si rischia anche di farsi del male scivolando. A questo punto sostanzialmente hanno dovuto punzonare perché all'interno le crepe sono circa 20 cm di distanza uno dall'altra, ci sono i muri che sono discostati. Qua sta facendo la pancia sostanzialmente perché sta sprofondando, quindi dal soffitto fino più o meno al terrazzo, fino giù alle cantine, non si sa per quanto tempo
rimarrà sulla la muratura, compreso anche comunque il pavimento e i muri interni del bagno e della sala attigua del locale portineria. Queste sono cose che MM sa. Dall'altra parte, tra l'altro, le altre crepe sono nuove, quindi vediamo che il deterioramento è maggiore rispetto a quello che pensavamo, quindi il rischio di cedimento è ben più allarmante. Però se MM non viene a vedere queste cose... Da quanto gliel'avete segnalate questa situazione? Queste cose sono segnalate da quasi 4 anni. 4 anni? Sì, quasi 4 anni, da quando c'è dentro la portineria che si è accorta che all'interno c'erano queste crepe. Noi le abbiamo viste e sopra il terrazzo l'inquilino è anche spaventato, non potrebbe neanche utilizzarlo per via... Infatti del rischio di cedimento. Sono intervenuti i vigili del fuoco a vederla? La stabilità? No, perché comunque sia sono venuti soltanto qua a punzonare, a mettere queste aste. Basta. Ecco, magari un prossimo passaggio potrebbe essere quello, dovrebbe fare la proprietà, ma già capiamo che non va bene la cosa quando vediamo il numero civico. Guardate come è ridotto il numero civico sulla porta, cioè già quello la dice lunga. Siamo nella riparazione sartoria, questo è il signore che ci lavora, il gestore del locale, ma c'è un problema forte che è quello degli impianti elettrici, perché essendo lo stabile vetusto, non curato, non manutenzionato, il signore ha dei problemi con l'impianto elettrico. Che problemi hai con l'impianto elettrico? Pianti comprare perché non è tanto forte, quando anche la stagione ha bruciato tutti. Ecco, quindi come vedete, grazie, quindi come vedete anche qui l'impianto elettrico, addirittura le attività non possono lavorare, però quando c'è da prendere i soldi dell'affitto si prendono sempre. Pensiamo anche a chi deve lavorare, che deve lavorare in una certa condizione. Tu che sei la condizione degli impianti elettrici, ecco, dimmi, come stanno messi? Allora, la condizione qua degli impianti elettrici, non tutte le messe a terra sono state ultimate se non poste. Inoltre vedremo anche per un'altra attività che ha lo stesso identico problema, una panetteria, il fatto stesso che lui non possa mettere un contatore con una portata più elevata gli sta creando grossi problemi per quotidiani. Quindi MM anche in questo non sta collaborando assolutamente, come non sta collaborando con lui che ha problemi di lavatrici e ferri da stire che assorbono parecchia corrente elettrica. Ecco, ci ricordiamo, siamo in via Bramantino, siamo proprio all'angolo, e che queste attività hanno già subito danni dal Covid, come tutte le attività, e si ritrovano altri danni ancora che sarebbero facilmente superabili. Pensateci bene, assessore, eccetera, chi di dovere, tanto poi ci sentiamo. Ascoltate, andiamo. City Report!